L'operazione è semplice, insomma, non tanto semplice, però è strutturata con un criterio. La gloriosa CP312, la Bruno Gregoretti, che è la motovedetta storica del porto di Livorno, risistemata e offerta alla città. Comandante, questo è l'obiettivo, è raggiunto. Ma è un'operazione, è un obiettivo raggiunto di cui godo i frutti, perché evidentemente lo sforzo fatto è stato uno sforzo congiunto fatto da Capitaneria a suo tempo, Autorità Portuale, e ora i benefici ne ricaverà appunto il beneficio l'intera collettività cittadina, in particolare le scuole, se vorranno visitare quello che è stata la prima motovedetta ogni tempo che ha navigato veramente in condizioni di mare molto pericolose nelle acque di questa giurisdizione di Livorno. Evidentemente avere fatto una sistemazione di un qualcosa che storico è una cosa che avvalora le nostre tradizioni e consente, come ho detto, a tutti di poter capire cos'erano le capitanerie e che cosa ora l'autorità portuale ha fatto per rendere questa tradizione attuabile. Giuliano Gallanti, la memoria insegna, racconta il lavoro, l'impegno in mare, questo servirà ai giovani e ai cittadini in genere. Sì, serve ai giovani indubbiamente, che penso saranno numerosi a visitare, a fare qualche giro su questo stupendo, stupendo mezzo. E dall'altro lato rappresenta un po' un simbolo, se mi consente, di una linea politica dell'autorità portuale che da tempo stiamo seguendo, che è quella di intensificare le occasioni per rapporti positivi con la cittadinanza e con l'amministrazione. Questo è un simbolo davvero eccezionale. Cimelio che viene reso navigabile, praticabile, molto bello anche all'interno e lo offriamo alla città e ai cittadini.